Amici sportivi, buon pomeriggio e benvenuti allo stadio Roberto Picco di Trino. Quindicesima giornata del campionato di eccellenza, si affrontano LG Trino e Orizzonti United. Prima del calcio d'inizio, oggi è previsto un minuto di raccoglimento in memoria delle vittime del disastro aereo in cui è stata coinvolta Chapecoense. Inizierà il match, calcio inizio sarà battuto dagli Orizzonti United, partiti. Rota, lavora la palla, l'out di destra, poi rientra, appoggia Nishi che prova col destro, un tiro senza pretese, poi il pallone gli ritorna, Nishi, il sinistro, il palo colpito da Nishi, poi la palla è andata a battere sulla schiena di Rainero, si salva il Trino. Il velo di Soncini per Perelli da posizione defilata, Perelli e Cerruti gli dice di no coi piedi. Agnesina riceve il pallone, il lancio lungo a cercare Soncini, Soncini svetta di testa e innesca Perelli, Perelli contro Camilli, il tunnel di Perelli, Perelli serve Cambò, forse al tempo di calciare ma viene anticipato dall'avversario. Calcio d'angolo per il Trino, se ne incarica Perelli. Perelli decide di andare corto, la palla in mezzo, attenzione, Mullici al limite dell'area, ci prova, la palla fuori di niente. Gli Orizzonti, allontana Lopez sui piedi di Giglio, la parata di Rainero, poi Nishi e ancora Rainero, un super doppio intervento del portiere del Trino. Si va a complimentare Grillo con il suo giovane portiere e... Su questa doppia parata l'arbitro fischia la fine del primo tempo, si va a riposo sul risultato di 0-0, a tra poco per la ripresa. Nishi converge verso il centro, il suo pallone viene intercettato, poi gli ritorna, ci prova col sinistro, strozzato, facile per Rainero raccogliere. Lopez appoggia per un compagno. Disimpegno complicato, interviene bene in casa, inseguito da Bellinghieri che gli ruba il pallone, appoggia per Cambò, Cambò anticipato da Giglio che serve Nishi, Nishi ha un buon pallone, lo serve a per bene in casa che è libero, ci prova col destro alto sopra la traversa. Agnesina va al lancio lungo a cercare Soncini, Soncini svetta di testa, arriva Cambò, Cambò solo davanti al portiere, Cambò sotto le gambe di Cerruti. LG Trino in vantaggio, si è sbloccata la partita, 1-0, Cambò. Il lancio lungo a cercare Beretta, Beretta fa la sponda per Giglio, Giglio in mezzo a due con l'esterno destro, Giglio nell'angolino, batte Rainero. Dopo pochissimi minuti gli Orizzonti pareggiano immediatamente i conti, la firma è di Giglio. Nishi, Nishi, cerca una soluzione, prova ad andare sul mancino, non ce la fa, non ha un appoggio, allora va sul destro, ci prova. La parata di Rainero, calcio d'angolo. E qui c'è un fallo di Blas, fischia l'arbitro. È ammonizione per il centrocampista del Trino. Attenzione, ed è cartellino rosso per Blas. Il Trino dovrà giocare in 10 questi ultimi minuti di partita. Attenzione, attenzione a Soncini che cerca una soluzione. Se ne va di fisico e di forza, poi prova con la punta, la parata di Cerruti, la rimette in mezzo Perelli e allontana la difesa. Attenzione, la palla per Pititto in profondità, esce Rainero, l'attaccante va a terra, fischio arbitrale, vediamo cosa segnala, cartellino giallo per Pititto e quindi simulazione dell'attaccante degli Orizzonti, si lamenta Camilli, discussione tra i due capitani, ma l'arbitro non ha dubbi, ha ammonito Pititto per simulazione. Attenzione, disimpegno errato, Cambò, Cambò, salta l'avversario, uno contro uno col portiere, esce bene Cerruti, Soncini, Soncini, non trova il tempo della battuta. La
palla in mezzo per Pititto e la parata di Rainero che salva tutto. Attenzione, la palla fuori per Benincasa, incursione di Benincasa, Benincasa non trova compagni liberi, allora interviene Cambò, azione confusa, ancora Benincasa e calcio d'angolo. E quindi finisce qui, una bellissima gara 1-1 alla rete di Cambò, ha risposto Giglio, è stata una gara piena di emozioni e di occasioni sia da una parte che dall'altra. Noi vi ringraziamo per averci seguito, un saluto e alla prossima!